Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Dopo la pausa estiva ci ritroviamo con il consueto appuntamento settimanale dedicato alla rubrica Nutrizione e Benessere, sempre in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Dottore, allora, rientro dalle vacanze, si è un po' più pigri a ripartire, a riprendere la vita di tutti i giorni, ma quali i consigli, ecco, importanti da sottolineare, ecco, per rimettersi in gioco e insomma affrontare questa stagione autunnale invernale nel migliore dei modi. Sì, esatto. Dopo l'estate, insomma, si riprende con le attività lavorative e scolastiche anche per i ragazzi e si può essere preda di una vera e propria sindrome da rientro, cioè caratterizzata da sonnolenza, stanchezza e anche qualche chilo in più derivante un po' dai vizi alimentari, dagli sgarri alimentari che sono un po' caratteristici del periodo estivo. Infatti si stima che si possano arrivare a prendere anche tra i 2 e i 5 kg. Chiaramente è importante approcciarsi a questo cambiamento con una predisposizione positiva, cioè mettendo in campo tutta una serie di abitudini di nuovo sane, quindi regolare il ritmo sonno-veglia, ma anche appunto delle abitudini alimentari, come quella di mangiare 5 volte al giorno, quindi i 3 pasti classici principali più i 2 spuntini. Prediligere quelli che sono i cereali integrali, il pesce, i legumi, la frutta, la verdura, anche sotto forma magari di centrifugati, di frullati, di un mix di frutta e verdura, in cui possiamo anche aumentare un po' l'effetto drenante, depurativo, scegliendo magari delle tisane a base di ortica, betulla, finocchio. E, oltre a questo, un po' in seguito agli sgarri alimentari, magari si può avere un po' un microbioma intestinale un po' alterato, per cui può essere utile anche dei probiotici, ma anche consumare per esempio degli yogurt. Poi in tutto questo ci sono anche dei veri e propri alimenti che vanno un po', diciamo, aumentati, il cui consumo va un po' aumentato perché magari ricchi di alcune molecole particolari. Per esempio è il caso del triptofano, che è un amminoacido essenziale, precursore della serotonina, cioè l'ormone del buon umore. E alcuni di questi alimenti sono appunto i cereali integrali, i legumi, il pollo, la frutta secca e anche per esempio i funghi, perché sono ricchi di vitamina B3, che quindi aiuta il corretto funzionamento del sistema nervoso, ma anche di selenio, che ci aiuta un po' a migliorare anche il sistema immunitario in previsione appunto della stagione più fredda. Altri alimenti sono appunto la frutta e verdura, come detto, in particolare possiamo citare, giusto per fare un esempio, l'uva, perché è ricca di melatonina e quindi ci aiuta a regolare il sonno, ma anche il buon umore. E poi, giusto per non toglierci niente, insomma, quindi anche concedersi un qualcosa di dolce, per esempio del cioccolato fondente, che è ricco di endorfine. A tutto questo ovviamente ci dobbiamo abbinare la regolare attività fisica e la giusta idratazione, quindi bere almeno 2 litri di acqua al giorno, preferibilmente naturale. Bene, quindi approfittiamo di questi ultimi sprazzi estivi, di questa ultima estate settembrina, per fare delle lunghe passeggiate e poi mangiare ovviamente sano, dieta mediterranea. Questo è sicuramente certo. Assolutamente sì. Bene, dottore, grazie per gli utili consigli e ci rivedremo la prossima settimana con i nostri telespettatori e con la rubrica Nutrizione e Benessere per altri preziosi consigli.